Ed è anche rappresentante di una serie di attori e di attrici che in Italia non aspettano altro che di essere scoperti, di avere un'occasione per tirare fuori il loro talento. E penso che ci sia troppo spesso da parte dei registi, miei colleghi ormai, un po' di pigrizia o di abitudine ad appoggiarsi sulle facce che funzionano, sulla cui professionalità è indiscussa. Ma che se fosse sempre così non scopriremmo mai nessuno, quindi insomma, come io sono stato grato a Lavati ed ora lui mi dice di essere grato a me, insomma, ma vale per tante facce, insomma il film si compone, avete visto, di facce note, meno note, gente che ha avuto grande esperienza, amici che hanno partecipato al film dando un contributo minimo, ma per me fondamentale perché danno un colore. E quindi c'è un arcobaleno di facce, di colori e di talenti, perché dal primo, da Alberto, che è il protagonista, all'ultima figurazione davvero non ho tralasciato di curare ogni minimo aspetto, perché ognuno volevo che venisse fuori appunto dalla professionalità che tutti loro hanno, cioè gli attori e le attrici, anche se fanno piccoli ruoli, una cosa piccola non la puoi affidare a uno che fa un altro mestiere, cosa che anche questa capita spesso, mi sono trovato spesso a scambiare battute con gente che non fa questo mestiere, per cui per carità, però insomma, perché non dare spazio a chi ha investito, no? le proprie risorse, il proprio studio, a chi fa questo mestiere, magari risparmi, non lo so, risparmi qualche centinaio di euro affidandolo al primo che passa, ma poi le paghi quei soldi che hai risparmiato, e questo Agostino, insomma, sono grato a lui per tante ragioni, insomma, no, non risparmio, sono grato perché condividiamo appunto tante linee. Quindi insomma, insieme ad Alberto appunto ci sono volti che magari abbiamo visto poco, non abbiamo visto mai, e che quindi grazie a questo film forse possono avere un'opportunità in più da adesso in poi. E basta, poi la cosa, se vuoi la rivelo, quella cosa che dicevi che non dicevi tu, ma nel senso che ognuno di noi ha i suoi riferimenti, ovviamente da spettatore, da attore in questo caso, quindi insomma si impara da tutte le esperienze, anche quelle meno positive, no? Si impara cosa non fare magari oltre che cosa fare, quindi sicuramente risento dell'imprinting di Pupi Avati, con cui ho avuto appunto questa opportunità all'inizio, una su tutte, siccome lui si mette vicino alla macchina da presa a guardare la scena, stare vicino agli attori, una cosa che mi piaceva fare esattamente quella, perché io da attore l'ho apprezzato molto che non stesse nella tenda a guardare appunto dal monitor, ma lo sentivo vicino, e quindi spesso stavo lì di fianco a loro quando potevo, ed è soltanto uno degli aspetti. Poi ci sono tantissimi altri riferimenti, insomma, ovviamente da cui si prende spunto, però adesso appunto non è il caso di parlare di stile, perché lo stile si vede dopo tanti film, però insomma, venendo appunto a questa cosa che volevi dire, a me piace molto anche il cinema francese, no? Ma non, come tipologia, come modo, anche tutto quello che c'è dietro l'industria cinematografica francese, gli investimenti che ci stanno dietro quella cultura lì, e quei sapori che a volte, quelle atmosfere che arrivano in maniera dolce, lenta e progressiva man mano che vedi un film. E quindi quando appunto anche con Agostino, insomma, con Paolo, insomma, quando ci siamo confrontati, ho sempre pensato che questo è un film che probabilmente in Francia potrebbe andare bene, perché magari c'è questa, che adesso poi non so, Agostino mi dice che è stato già venduto in circa 30 paesi, tra cui è già venduto, insomma, quindi questo è un altro elemento, diciamo, di soddisfazione, no? Da parte di tutti noi. E basta, sì, mi fermo qua. E l'ultima cosa che dico per adesso, poi ovviamente ci sono domande e tutto, io sono riconoscente ad Agostino, al quale avevo proposto questo soggetto, questa storia, ma senza aver messo a fuoco che volevo essere il regista, tant'è che gli avevo proposto perché era un vecchio pallino, questo Zamora di Roberto Perrone, che ci ha lasciati a gennaio di un anno fa, purtroppo, che non ha potuto vedere il film finito, ma che era già grato in termini di lettura di sceneggiatura, era già commosso allora. E quindi quando ho proposto ad Agostino di rendere cinematografica questa storia di Roberto Perrone, non ero andato lì per dire voglio fare il regista, è stato lui che mi ha detto va bene, guarda, mi piace molto questa storia, facciamo, però voglio che il regista sia tu.
E in qualche modo, forse anche se non l'avevo messo a fuoco, era qualcosa che aspettavo, perché da anni mi sarebbe piaciuto misurarmi con questo mestiere davvero stimolante, affascinante, meraviglioso dall'inizio alla fine, insomma, questa cavalcata. E quindi grazie proprio ad Agostino che ho fatto questo passo su un terreno che evidentemente sentivo proprio perché il protagonista provinciale che si trasferisce nella grande città con i suoi impacci, le sue timidezze quasi adolescenziali pur essendo un trentenne, insomma rispecchiava molto di me e quindi il film insomma mi corrisponde e ne rivendico tutte le parti diciamo che possono piacere o meno, ma corrisponde molto a quello che sono io.